Allora, nel video di oggi, di questa serie di brevi video dedicati ad Overwatch, parleremo di due concetti molto importanti, che sono lo skill floor e lo skill ceiling. La definizione dei termini skill floor e skill ceiling è spesso oggetto di discussione. Questo perché ogni giocatore, ha una sua idea del significato dei due termini. Tuttavia, tutte le varie teorie, le varie opinioni presentano comunque dei punti in comune sui quali si può lavorare. Questo video cercherà di spiegarvi skill floor e skill ceiling per come li interpreto io, cioè è la mia personale interpretazione della definizione dei due termini. E questo video inoltre mi servirà in futuro perché nel caso in cui io su altri video debba parlare di skill floor e skill ceiling, sappiate che lo farò basandomi su ciò che ho detto qui. Grazie inoltre alle definizioni di skill floor e skill ceiling potremo imparare altri importanti concetti di game design. Partiamo subito col dire che skill floor e skill ceiling sono due caratteristiche intrinseche proprie di qualsiasi personaggio. I concetti di skill floor e skill ceiling si possono applicare alla maggior parte dei giochi competitivi, praticamente a tutti. Io mi focalizzerò principalmente su Overwatch. In questo caso noi stiamo parlando di skill floor e skill ceiling di personaggi, però potremmo, nel caso stessimo parlando per esempio di Call of Duty, lo skill floor o skill ceiling si potrebbero applicare per esempio alle varie armi a disposizione del giocatore, che il giocatore può utilizzare all'interno del gioco. Skill floor e skill ceiling di un personaggio sono dei valori oggettivi perché dipendono dal modo in cui il developer ha sviluppato, ha creato quel personaggio. Quindi fondamentalmente da ciò che quel personaggio è in grado di fare, ciò che quel personaggio porta all'interno del gioco e come è fatto il suo kit di abilità. Il ruolo di un personaggio non ha nulla a che fare con i valori skill floor e skill ceiling. Ovvero, potreste dirmi che guarda che giocare healer o giocare tank o giocare DPS non è facile, anzi è molto difficile per svariati motivi. È sicuramente vero, ma è una difficoltà che è basata e intrinseca sul ruolo e non sul personaggio. Ovvero, è vero che magari giocare healer è difficile per motivo X. È anche vero che però all'interno della categoria healer ci sono una serie di personaggi e ognuno di questi personaggi che ricopre il ruolo di healer ha diversi valori di skill floor e skill ceiling. La capacità di un giocatore, cioè la sua skill personale nell'usare un personaggio, non ha nulla a che fare con i valori di skill floor e skill ceiling. Perché? Perché abbiamo detto che i valori di skill floor e skill ceiling sono, grosso modo, dei valori oggettivi del personaggio. Quindi, se un giocatore trova facile o difficile usare un personaggio rispetto a un altro giocatore, questo non cambia comunque i valori di skill floor e skill ceiling di quel personaggio. L'argomento skill floor e skill ceiling non è soltanto discusso per quanto riguarda la definizione dei termini, ma anche per quanto concerne la visione di skill floor e skill ceiling dei vari personaggi che compongono il gioco. Questo perché esistono diversi giocatori e diversi giocatori hanno diverse idee e diverse opinioni. Tuttavia, non bisogna assolutamente dimenticare che la propria personale opinione, le proprie personali idee, alla fin fine si scontrano inevitabilmente con la realtà, quindi non si può negare l'evidenza. Sappiamo che ogni personaggio necessita di conoscenza, esperienza e pratica, quindi nel complesso di skill personale, per poter essere giocato. È indubbio il fatto che esistano dei personaggi facili e dei personaggi difficili, dei personaggi semplici e dei personaggi complessi. Il modo in cui la skill personale del giocatore incide sull'efficacia del personaggio che sta utilizzando è definito e delimitato dai valori di skill floor e skill ceiling di quel personaggio. Andiamo dunque a vedere nello specifico che cos'è lo skill floor. Lo skill floor è la quantità minima di skill richiesta per utilizzare un personaggio. Rappresenta quindi quanto quel personaggio sia facile da giocare e da imparare. E quanto quel personaggio sia forte per il semplice fatto di esistere. Possiamo definire lo skill floor come il punto di partenza del personaggio, cioè il momento in cui
il giocatore acquisendo quel livello minimo di skill può giocare il personaggio al minimo del suo potenziale. Lo skill ceiling, invece, è la quantità di skill richiesta per utilizzare un personaggio al massimo delle sue potenzialità. Rappresenta quindi quanto quel personaggio sia difficile da giocare al 100% e quanto possa diventare più forte di quello che è con l'apporto di skill da parte del giocatore. Lo skill ceiling è quindi, possiamo dire, il punto di arrivo del personaggio e ne indica i limiti. Facciamo degli esempi. Un personaggio con uno skill floor basso e uno skill ceiling basso è molto facile da imparare, usare e giocare al massimo delle sue potenzialità. Non richiede molta skill da parte del giocatore e spesso viene visto come uno di quei personaggi che gioca da solo o che fa tutto da solo. Le potenzialità di questo personaggio sono ridotte, a dei limiti chiari che non possono essere superati indipendentemente dalla quantità e la qualità di skill che il giocatore che lo gioca ci mette. Esempi possono essere Mercy e Symmetra. Viceversa, un personaggio con uno skill floor alto e uno skill ceiling alto è molto difficile e complesso da imparare, usare e giocare al massimo della sua potenzialità. Richiede molta skill da parte del giocatore ed è un personaggio che all'apparenza è bilanciato, ma che può andare fuori controllo, come vedremo dopo. È un personaggio che ha grandi potenzialità, ovvero un giocatore bravo e creativo, grazie all'apporto delle sue skill, può spingere questo personaggio oltre i limiti. Esempi di personaggi di questo tipo sono Tracer e Widowmaker. Facciamo degli altri esempi. Un personaggio con uno skill floor alto e uno skill ceiling basso, di base è un personaggio fatto male, perché rappresenta un personaggio che è difficile da giocare, perché skill floor alto significa che il giocatore necessita di metterci, tra virgolette, più skill per farlo funzionare. Senza però tuttavia avere la possibilità di diventare qualcosa di più, di diventare più forte grazie proprio all'apporto delle skill del giocatore. E non ho esempi da fare in questo senso perché penso che Overwatch non abbia personaggio di questo tipo. Un personaggio invece con uno skill floor basso, uno skill ceiling alto, sarebbe un personaggio che è molto facile da giocare, ma ha anche delle potenzialità notevoli. Sulla carta questa cosa non lo fa apparire molto bilanciato. Tuttavia, occorre vedere effettivamente quale sia il valore di skill ceiling del personaggio. Perché sì, potrebbe essere un personaggio molto semplice da utilizzare a un livello basilare, ma molto 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 difficile da utilizzare al massimo. Un buon esempio in questo senso è Winston. Parliamo ora di skill floor e skill ceiling applicati al game design. Allora, un personaggio con uno skill floor alto e uno skill ceiling alto all'apparenza è un personaggio onesto. Può essere molto forte, ma richiede molta skill da parte di chi lo gioca per raggiungere quel livello di potenza. Ed essere uccisi da un personaggio di questo tipo fa pensare che il giocatore che lo controlla sia bravo. Cioè, la propria disfatta è data dal fatto che l'avversario sia migliore di me. E non dal fatto che stia utilizzando un personaggio broken, overpowered, un personaggio che abbia fatto tutto da solo, eccetera. La domanda quindi è: perché Overwatch non può essere un gioco in cui tutti i personaggi siano una di queste tre varianti? Il motivo è che, come detto in precedenza, l'equilibrio sia soltanto in apparenza. Un videogioco in cui tutti i personaggi hanno skill floor alto e skill ceiling alto è un gioco elitarista. Non può essere giocato da una player base casual e scoraggia i nuovi giocatori che non vogliono impegnarsi in qualcosa che viene definito hardcore. Se tutti i personaggi invece hanno skill floor basso e skill ceiling alto, il gioco potrebbe attirare, è vero, una player base più casual, ma richiedere comunque un impegno da parte dei giocatori per raggiungere il top, di fatto impedendo a chi non può arrivare al livello di skill richiesto di godere dell'intera esperienza del gioco. In altre parole, questo significa che il gioco diventa effettivamente più accessibile,
ma per poter essere giocato al 100% al massimo richiede comunque un notevole impegno, un notevole apporto di skill da parte dei giocatori e questo inevitabilmente fa sì che a un certo punto la player base venga tagliata a metà, lasciando indietro chi non riesce a stare al passo. Un videogioco con personaggi dallo skill floor basso e skill ceiling basso non premia la skill del giocatore, non gli permette quindi di vedere in lui un miglioramento o un'evoluzione quando gioca. Inoltre, non essendoci nessun tipo di skill a fare la sostanziale differenza, la scelta dei personaggi da giocare si riduce a un mero prendere il personaggio che è obiettivamente più forte degli altri, creando un notevole problema di bilanciamento. Attenzione, non è sbagliato voler creare un videogioco basandosi soltanto su questi concetti. Quello che voglio dire è che Overwatch, come vedremo in seguito, è un videogioco che non vuole o non può essere basato esclusivamente su questi concetti. Un videogioco con personaggi dallo skill floor alto e skill ceiling alto può esistere, per esempio, For Honor è un gioco di questo tipo. La difficoltà d'ingresso di quel gioco è molto alta. Questo crea una player base molto più ridotta, ma è una cosa che i dev hanno voluto fare. Hanno deciso il gioco lo facciamo in questo modo. Un gioco in cui i personaggi hanno skill floor basso e skill ceiling alto non è un gioco stupido. Attenzione, gli scacchi rientrano in questa categoria. Nel gioco degli scacchi è molto semplice capire le regole, non sono complicate, è facile capire subito come si muovono i pezzi e quali sono le condizioni di vittoria. Il punto è che la skill del giocatore, dello scacchista, richiesta per poter giocare a un livello alto di gioco è incredibilmente elevata. Un videogioco con personaggi dello skill floor basso e skill ceiling basso, difficilmente è un gioco competitivo, anche se potrebbe esistere un gioco competitivo sviluppato esplicitamente in questo modo per volersi acchiappare una player base estremamente casual. Di solito i videogiochi di così sono giochi single player con un grado di sfida basso oppure giochi pay to win. In un gioco pay to win, infatti, più che la skill del giocatore, fa molto più la differenza quante risorse, inteso come valuta di gioco, equipaggiamento, eccetera, che si hanno in più rispetto all'avversario. Un gioco come Overwatch, che vuole essere il più consumista possibile, cioè prendere una player base estremamente ampia, non può avere soltanto Symmetra o soltanto Widowmaker. Ha bisogno di personaggi che sono sia uno sia un altro. I personaggi che fanno parte del gioco, in questo caso di Overwatch, devono essere vari e devono poter accontentare tutti, perché non tutti sono così bravi o danno la voglia di diventare bravi nell'usare Widowmaker, non tutti invece hanno la voglia di limitarsi a giocare soltanto Symmetra. Ci deve essere spazio sia per chi vuole mettersi alla prova e giocare un personaggio difficile, sia per chi desidera giocare spensierato, for fun o un personaggio più semplice. La scelta può essere anche dettata dal fatto che il giocatore si rende conto dei limiti delle sue skill. Quindi, se lui decide, cioè capisce che riesce ad arrivare soltanto fino a un certo livello, è bene che riesca a trovare un personaggio che si sposi bene con il suo livello di skill. Questo è particolarmente vero per Overwatch. Overwatch non è un FPS nel vero senso della parola, cioè non è che si spara e basta, ma i giocatori devono mostrare anche altre qualità, come basti pensare per esempio ai ruoli del tank, dell'healer, i concetti di teamwork e di giocare sull'obiettivo. Alcuni personaggi che vengono magari visti semplici da giocare per gente abituata a personaggi più complessi sono comunque necessari affinché il gioco funzioni per come è strutturato. Per esempio, per un DPS è molto importante la skill nel saper sparare. Per un tank questa skill non è richiesta, ma il tank ha altri compiti. E l'esistenza del tank permette a Overwatch di essere il gioco che è. È importante inoltre che ogni personaggio
permetta a ogni giocatore di godere appieno dell'esperienza di gioco. Questo vuol dire, in parole povere, che la ladder competitiva deve poter essere scalata da parte di tutti, deve essere accessibile da parte di tutti. Ovvero, non è necessario per forza giocare un personaggio difficile, quindi skill floor basso, skill ceiling alto, per poter raggiungere il top. Quando si fanno buff e nerf a un personaggio, occorre sempre pensare come questi impattino il suo skill floor e il suo skill ceiling. Ovvero, abbassare lo skill ceiling dei personaggi appiattisce la competizione nei rank alti della ladder, dove la skill personale dei giocatori è la cosa che fa più la differenza. Viceversa, abbassare lo skill floor dei personaggi li rende più accessibili, ma sbilancia la competizione nei rank basso-medi della ladder, dove si rischia che i personaggi diventino praticamente dei noob stomper, ovvero giochino da soli e risultino all'apparenza almeno estremamente unfair. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in linea di massima nessun gioco competitivo dovrebbe essere bilanciato soltanto sulla player base casual o della ladder bassa o su quella competitiva o della ladder alta. Inoltre, per quanto riguarda i personaggi con uno skill ceiling alto, bisogna sempre ricordarsi di una cosa importantissima. Il fatto che un personaggio sia difficile da giocare non è mai una motivazione valida per giustificarne la sua forza. Questa è una cosa che sento molto spesso dire da vari giocatori, ovvero il personaggio X sì è vero che è forte, però è molto difficile da giocare. Questo. Abbiamo detto in precedenza, infatti, i personaggi dallo skill ceiling alto possono andare fuori controllo del dev. Che cosa vuol dire questo? Bisogna assumere che lo skill ceiling di ogni personaggio prima o poi verrà raggiunto. Se questa cosa non è possibile, significa che il personaggio è stato concepito male, perché creare un personaggio che richiede un livello di skill per essere giocato al massimo, che non può essere raggiunto da nessuno, è un personaggio fatto male. Di conseguenza, rendere un personaggio estremamente forte o efficace cercando di bilanciarlo con uno skill alto non funzionerà mai. Ora voglio portare alcuni esempi di personaggi di Overwatch. Come ho detto all'inizio del video, skill floor e skill ceiling sono basati su valori oggettivi, perché dipendono dal modo in cui è fatto il personaggio, tuttavia ogni giocatore ha una sua personale visione. Quindi quella che segue rimane comunque una mia personale visione dei personaggi. Gadget Tracer sono due personaggi dallo skill floor alto e lo skill ceiling alto. Tuttavia, a causa della struttura del gioco di Overwatch, paradossalmente sono molto efficaci anche a rank bassi, senza molta skill richiesta, a causa dell'efficacia che ha la mobility nel gioco. Vi spiego brevemente che cosa intendo. Quando state facendo l'uno contro uno su Overwatch con un'altra persona, fate principalmente due cose. La prima è cercate di sparargli. La seconda è cercare di muovervi in modo da essere dei bersagli più difficili per l'avversario da colpire. Ora, muoversi in questo modo e quindi risultare più difficili da colpire per il vostro avversario è molto più difficile che saper mirare. Ovvero richiede comunque molta meno skill. Tuttavia, un conto è stare fermi e sparare a un avversario che magari si muove. Un altro è muoversi e al contempo cercare di sparargli. Ok? Ora, qual è la differenza? Cioè, in che modo Genji e Tracer rendono questa cosa diversa? Nei rank bassi, visto che muoversi per essere più difficili da colpire è più facile
che mirare e colpire l'avversario. Un personaggio come Genji, che ha a disposizione molta mobility, quindi il doppio salto, il dash, e ha anche un tasto destro che è molto generoso come hitbox a distanza ravvicinata, lo rendono paradossalmente, sebbene rimanga un personaggio da uno skill ceiling alto e uno skill floor alto, lo rendono comunque un personaggio che ha rank bassi per il semplice fatto di fare così, riesce a essere comunque efficace. Tracer funziona più o meno allo stesso modo, con la differenza che richiede nettamente più mira di Genji perché non ha a disposizione il suo tasto destro. E Tracer è 100% trading, quindi è una skill che bisogna acquisire. Ad ogni modo, Tracer, ok, no. Per il semplice fatto di poter fare cose con i blink come questo, la rende estremamente più difficile da colpire rispetto a un personaggio che fa semplicemente questo. E l'utilizzo del blink anche in questo modo molto base non richiede particolare skill da parte del giocatore, però in un contesto di un rank basso in cui la skill del giocatore diciamo che complessivamente è bassa, Tracer e Genji hanno, diciamo, un vantaggio intrinseco nella loro mobility. Fare un personaggio dallo skill floor medio, dallo skill ceiling alto, per la quale vale lo stesso discorso fatto con Genji e Tracer, ovvero la natura di Farah la rende molto efficace a rank bassi senza molto uso di skill, per il semplice fatto che vola, cosa che la rende difficilmente counterabile dalla maggior parte dei giocatori che si trova a un rank medio-basso. È indubbio poi il fatto che, comunque, per fare tutti i trick che sono permessi dal kit di abilità di Farah, occorre che il giocatore sia effettivamente skillato. Soldier è un personaggio dallo skill floor medio e dallo skill ceiling medio, ed è praticamente l'emblema del personaggio base. Soldier è un personaggio molto interessante da un punto di vista di game design, perché è un personaggio estremamente bilanciato. È un jack of all trades, ovvero Soldier funziona praticamente in ogni situazione. È un personaggio che è anche molto indipendente, ma può anche lavorare con il team. È un personaggio che richiede un livello di apprendimento non elevato, ma ha anche dei chiari limiti che non gli permettono di diventare eccessivamente overpowered. Soldier è quindi un ottimo punto di partenza per i nuovi giocatori, rimanendo comunque un buon pick a qualsiasi rank. Bastion e Torbjörn hanno uno skill floor basso, uno skill ceiling medio. E sono personaggi che sono basati molto sul posizionamento più di qualsiasi altra cosa, e spesso necessitano anche del supporto del proprio team per funzionare al 100%. La particolarità di Bastion e Torbjörn, e in generale delle difese statiche, è che occorre molto più sforzo per counterarli rispetto allo sforzo che ci mettono loro per funzionare, il che li rende praticamente dei Noob Stomper a rank bassi. In parole povere, un Bastion, per esempio, potrebbe posizionarsi in un modo che richiede per lui praticamente zero skill. Per poter contrastare quel Bastion, il team avversario spesso deve collaborare, comunicare, impiegare più risorse rispetto a quelle impiegate dal giocatore di Bastion per ottenere quel risultato. Hanzo è un altro personaggio interessante perché è un personaggio con uno skill floor medio e uno skill ceiling alto. E Hanzo ha un problema di design, ovvero è uno sniper senza scope, e questa è una cosa voluta dai devs per differenziarlo dall'altro sniper del gioco che è Widowmaker. Ora, il problema è che senza l'apporto di uno scope è necessario che Hanzo abbia un hitbox più generosa delle sue frecce, altrimenti la skill necessaria per colpire qualsiasi cosa sarebbe infinitamente alta. Questo fa sì che lo skill floor di Hanzo, rispetto a uno sniper classico del termine, venga abbassato
dandogli però la nomea di personaggio a un Feyre, in quanto essere uccisi da Hanzo spesso non è divertente e spesso sembra di essere colpiti in maniera casuale o completamente disonesta. Junkrat è un personaggio dallo skill floor basso e dallo skill ceiling medio. Junkrat è un altro personaggio che serve in un gioco come Overwatch per un discorso di varietà sia di skill che di stile. Il problema di Junkrat risiede dal fatto che, almeno secondo me, ha uno skill floor troppo basso per l'effettivo impatto che ha sul gioco, ovvero i risultati ottenuti da Junkrat sono acquisibili con un minimo uso di skill, senza che necessariamente che il giocatore che usi Junkrat sia in grado di utilizzare tutti i trick più avanzati che il suo kit di abilità dispone, quali per esempio il salto con le mine, il sapere quando tirare l'ultimate, il sapere che giro far fare all'ultimate, quando detonarla, su chi detonarla, come piazzare la trappola, eccetera. Junkrat soffre inoltre lo stesso problema di Hanzo, cioè non è divertente giocare contro Junkrat, essere uccisi da Junkrat sembra sempre qualcosa di unfair. Widowmaker è un personaggio dallo skill floor alto e dallo skill ceiling alto. Widowmaker è uno sniper nella classica definizione del termine e come tale è dipendente esclusivamente dalla skill del giocatore, vale a dire che una Widowmaker deve sapere posizionarsi e sparare. Se non lo sa fare è inutile e non c'è nient'altro che possa portare al team di utile all'interno della partita. A differenza degli sniper che si possono giocare in altri FPS come in Call of Duty, Widowmaker dispone di una serie di abilità quali la Venom Mine e il Grappling Hook. Molti giocatori ritengono che questo le alzi lo skill floor perché la rende in grado di sopperire ai suoi stessi punti deboli. In realtà il discorso è diverso: in un gioco come Overwatch sono presenti personaggi come flanker e tank che hanno mobility e possono raggiungere rapidamente un cecchino appostato. Quindi la loro presenza rende queste abilità necessarie a Widowmaker per permetterle di essere giocabile. Spiego anche qui che cosa intendo dire. Partiamo dalle basi. Il Grappling Hook serve principalmente a raggiungere l'high ground. In questo caso io sono riuscito a raggiungere un high ground, che è questo qui, che è raggiungibile soltanto da me e da altri personaggi specifici. Se io non avessi quindi questa abilità, la mia Widowmaker sarebbe molto meno efficace. Sarei costretto o a stare insieme al team e sparare a terra, oppure a raggiungere l'high ground in altri modi. Un'altra cosa, un altro problema è questo: che se io non avessi un'abilità che mi permettesse di fare questo, cioè muovermi, avere anche un escape. Se io mi mettessi a sparare, per esempio, qua, che è una grande che posso raggiungere anche a piedi, un personaggio con più mobility come Winston o Genji che mi divasse, quindi mi saltasse addosso, mi ucciderebbe al 100% perché io non avrei modo, a parte quello delle mie gambine, di andarmene e disingaggiare. Winston e Lucio sono due personaggi che hanno uno skill floor basso ma uno skill ceiling alto. Winston, abbiamo già fatto l'esempio in precedenza, meccanicamente Winston non è un personaggio complicato, è un tank, quindi dispone di molti HP, armor, ha uno scudo, ha mobility con il salto e non necessita di mira per sparare. Tuttavia, utilizzare Winston correttamente insieme al suo team è un altro discorso, richiede molta più skill. Ovvero tutti, per esempio, sono in grado di saltare addosso a Widowmaker, non tutti sanno quando e come farlo nel modo giusto. Lucio segue un concetto molto simile, ovvero il suo semplice esistere lo rende in grado di fare qualcosa, cioè c'è Lucio, io vado senza nessuna skill particolare, mi metto vicino ai miei teammates, li curo, gli speed boost. Tuttavia, al giocatore richiesta molta skill per poter sfruttare il kit di abilità di Lucio per poter fare tutti i trick di cui lui è in grado. Mercy e Symmetra sono personaggi con uno skill floor basso e uno skill ceiling basso. Richiedono poche meccaniche per funzionare e non necessitano di mira. Questo non significa però che siano personaggi inutili, perché sono comunque in grado di aiutare il team in vari modi. Sono personaggi che comunque sono necessari all'interno di un gioco come Overwatch per permettere al gioco di funzionare e di essere strutturato per come è strutturato.
Mercy e Symmetra necessitano di skill per compiere manovre più complesse. Già, per esempio, muoversi con il Guardian Angel durante un team fight necessita di skill. Sapere dove mettere le sentry turrets, cioè quale flank routes coprire e dove posizionare l'ultimate perché non venga distrutta subito con Symmetra, necessita comunque di skill. Tuttavia, il kit di abilità di questi due personaggi le limita comunque ad arrivare solo fino a un certo punto. Questo conclude questo secondo video di questa serie di shorts dedicati a Overwatch. E io spero, come sempre, di avervi insegnato qualcosa. Vi ricordo, come sempre, che è un video che, per quanto oggettivo possa essere, comunque presenta anche delle opinioni personali, quindi siete liberi anche di giustamente non essere d'accordo con quello che dico. Esattamente come il video precedente dedicato ai buff e ai nerf, questo è un video che io ho ritenuto fondamentale fare per permettere di avere una base solida con la quale poi si potrà parlare di altro in futuro.